Salve a tutti amici attrezzati e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi eccoci qui nella terza parte di Xenoverse per Aspera ad Astra. Ragazzi, nella scorsa parte abbiamo sconfitto il primo capopalestra specializzato nel tipo erba, di cui non mi ricordo il nome, e abbiamo ottenuto il Pokéves, una nuova funzionalità di questo gioco che contiene Pokédex, mappa città e tante altre belle cose. Alla fine della parte siamo saliti nella motonave Cometa, ma un qualcosa di molto pericoloso ha attaccato la nave e ragazzi ci ritroviamo qui proprio dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Molto probabilmente, ragazzi, so che cosa sta per accadere. Direi di non perderci in chiacchiere e di vedere effettivamente se le mie supposizioni sono giuste. Intanto, ragazzi, l'ambientazione è cambiata totalmente rispetto all'evento della prima parte. Qui a destra c'è una bimba, però una bimba in un posto del genere è strano. Vi siete per caso perso in questa selva, giovane viandante? In tal caso vi basterà proseguire dritto per l'uscita. Io non credo. E invece sì, ok. È una bambina fantasma, molto probabilmente, perché una bambina in un posto del genere, da sola d'altronde, è un po' spaventoso che ci sia. Forse un Pokémon di tipo erba potrebbe arrampicarsi fin lassù. Ma un Pokémon qualsiasi o un Pokémon specifico? La situazione è molto intrigante fin dall'inizio. Lì intanto c'è un altro strumento, direi di prenderlo. E ragazzi, ovviamente la roba gratis è sempre utile. E ragazzi, qui abbiamo proprio Papillon! Un nuovo Pokémon di questa regione, ma che già conoscevamo, e che ha addirittura una evoluzione. Sono molto tentato, ragazzi, nel volerlo inserire nella squadra, perché è un Pokémon che nella parte 1 non abbiamo inserito nel team. Io comunque, raga, lo tengo in squadra, poi vedremo. Però nel frattempo catturiamolo, perché se non lo catturo, come può entrare nel team? E abbiamo catturato Papillon, di tipo psico buio. Un typing molto bello. E ragazzi, sapete che quasi quasi lo inseriamo nel team? È un Pokémon che mi intriga, mi ha sempre intrigato. Sì, dai, di metterlo in team per ora, poi magari se ci sarà un Pokémon migliore lo sostituiremo. Però sì, ragazzi, per ora lo inseriamo nel team. E quindi, ragazzi, è il secondo Pokémon ad entrare a far parte del team. E sta bambina, che vuoi? Vi va di giocare un po' insieme a me? Madonna mia, bambina, non rompere la minchia, che cacchio vuoi? Qui a destra, invece, si continua. Beh, raga, è molto grande questa isola, eh. Un'altra volta sta bambina, oh Gesù. L'acqua è paziente, goccia dopo goccia consuma anche la roccia. Madonna mia. Vediamo un po' se a sinistra c'è qualcosa. Penso di sì. Intanto qua c'è uno strumento, ovvero un repellente. Vediamo un po' qui in basso cosa ci sta. C'è un Lapras, ragazzi. C'è un Lapras. Vuoi provare a curarla con la pozione segreta di Tarasako? Ok, abbiamo curato Lapras, va bene. Lapras è tornata nel pieno delle forze. Ti sta invitando a salire in groppa. Sembra voglia portarti da qualche parte. Ok, e ci porta effettivamente nella nave che è stata attaccata proprio da questi Sharpedo. Ok, ci troviamo all'interno della nave. Vediamo un po' questa stanza cosa contiene. Uno strumento, ovvero un repellente. Perfetto, grazie mille. Mi sa che ci serviranno davvero tanto in questa zona. E vediamo un po' di salire. E ragazzi, penso che siamo molto vicini nell'affrontare proprio Sharpedo. Una sola presenza si c'era dietro questa porta. Ragazzi, eccolo qua. Sono gli Sharpedo che hanno assaltato la motonave Cometa. L'esemplare al centro sembra essere il capobranco. È un Pokémon X. È visibilmente infastidito e si avvicina con fare minaccioso. Shoah! Ragazzi, Sharpedo X. Di tipo acqua spettro. Ragazzi, madonna. Raga, cioè, guardate. È proprio bello. È bello, bello, bello. È fatto da Dio. Intanto, ragazzi, ovviamente già sapevo che avremmo affrontato uno Sharpedo e ho messo davanti Sparkle. Usa spettro tuffo, quanto ci toglie? Ti prego, non troppo. Ci ha one-shottato, ragazzi, spettro tuffo. Ragazzi, la cosa si fa difficile. Ragazzi, non ho i Pokémon molto allenati, però proveremo a sconfiggere questo Sharpedo. Ci one-shotta, ragazzi. Ok, ragazzi, allora ho curato Sparkle perché è l'unico che può fare qualcosa. Direi di paralizzarlo almeno. Usa acqua getto, ti prego, non andare KO. Ragazzi, incredibile. È un attacco che fa paura. Io proverei a catturarlo per il semplice fatto che è l'ultima possibilità che abbiamo. Uno, due, tre. Ragazzi, l'abbiamo catturato. Ok, non so se potevamo farlo, ma l'abbiamo catturato. Abbiamo avuto culo così. Però, ragazzi, abbiamo catturato Sharpedo X. Mi stava decimando l'intera squadra. Ragazzi, comunque alla fine dovevamo catturarlo. Quindi abbiamo avuto un po' di fortuna, ecco. E gli altri Sharpedo se ne vanno. Ok, perfetto. E qui c'è proprio Tarasako, eccolo qua. Miss Electric, allora sei sano e salvo. Che ci fai in un posto così lugubre? Racconti Tarasako dell'accaduto. Oh, ecco spiegato il Lapras all'entrata. Questa faccenda mi puzzava di Pokémon X. Ero venuto qui per fare luce sul mistero, ma a quanto pare ci hai già pensato tu. I marinai raccontano che questi Pokémon attacchino le navi per farne il proprio covo. Come dici, dovrei essere sul fondo del mare? Beh, in effetti ero anch'io sulla nave. E sarei mangime per pesci se la Kazam non avesse teletrasportato tutto l'equipaggio per tempo. Ma basta parlare, usciamo da qui.
qui. Alla Kazam, teletrasporto. Kazam. Eccoci, ora siamo al sicuro. Lascia che curi i tuoi Pokémon, su. Ragazzi, un culo allucinante abbiamo avuto. Mr. Electric, benvenuto nella mia dimora, a Vetta Polare. Qui conduco studi di ogni sorta, ma ho una certa predilezione per la tecnologia. Conosci il sistema di memoria e i centri Porygon, vero? Sono entrambi di mia invenzione. Io purtroppo ho delle faccende da sbrigare, tu fa pure come se fossi a casa tua. E ci lancia il trasferitore. Ragazzi, questo è uno strumento che ci servirà per far evolvere alcuni Pokémon che si evolvono tramite scambio, come ad esempio proprio Hunter, Machoke, questi Pokémon che col trasferitore è possibile farli evolvere nelle loro forme evolute. E abbiamo ottenuto un update virtuale. Provo ad usare uno di quegli update su un Pokémon che di norma richiederebbe lo scambio per evolversi. Vedrai che magia. E ragazzi, è un nuovo strumento mai visto prima, praticamente. Oh, Mr. Electric, vieni un po' qui. Pare che questo bambino abbia bisogno di una mano. Sono un po' impegnato al momento. Potresti occupartene tu? Ero nella grotta Zero Kelvin a giocare a palle di neve con il mio Hikilu. Poi, ad un tratto, due brutti ceffi me l'hanno portato via con la forza. Ti prego, Mr. Electric, trova il mio Hikilu e riportamelo sano e salvo. Quindi, ok, dobbiamo recuperare l'Hikilu di questo ragazzino. Vi direi un po' di vedere questa piccola cittadella che sarebbe la Vetta Polare. E ragazzi, come ben sapete, a me piacciono le ambientazioni innevate, quindi senza che sto qua a spiegarvelo. Aiuto, Re Indigo verrà a prendermi se non faccio i compiti. E forse è un Pokémon, Re Indigo? Forse sì, forse sì. La bicicletta ormai è superata da quando c'è in giro il nuovissimo Pokéboard. È la nuova bicicletta di questo gioco. Intanto qua c'è uno strumento, ovvero un antigelo, va bene. E ragazzi, questa è proprio la grotta Zero Kelvin, dove il ragazzino di prima ha praticamente perso il suo Hikilu, o meglio, gli è stato rubato. Questa grotta sono abbastanza sicuro che non c'era nella parte 1 e voglio vedere effettivamente che Pokémon si incontrano qui. Sicuramente di tipo ghiaccio. Blingrim! Questo è un nuovo Pokémon, ragazzi, questo è un nuovo Pokémon che non c'era nella parte 1. Però forse so di chi è la prevoluzione, perché ragazzi è uno degli ultimi Pokémon annunciati nei trailer dei Weedle. È Blingrim! Ok, l'abbiamo one shottato, mannaggia la puzzola. Se lo troviamo lo catturiamo, perché è nuovo ragazzi. Ok, sì ragazzi, ecco di nuovo Blingrim, direi di catturarlo. Preso Blingrim, vediamo un po' di che tipo è. Sarà forse di tipo acciaio. Acciaio veleno! È il primo Pokémon ad avere un typing del genere. Nel mondo Pokémon di tipo acciaio veleno non ce ne sono. Quindi ragazzi, è un Pokémon unico nel suo genere. Ovviamente ora lo mandiamo al PC e poi vedremo cosa farne di Blingrim. Sembrerebbe esserci un nido. Vuoi che Shulong gli dia un'occhiata? Ragazzi, questo è un nido. Ok, sicuramente sarà un po' più articolato del primo, perché il primo era proprio semplice. Beh, effettivamente articolato lo è. Ok, ragazzi, vediamo un po' questa MT. Cannon Flash. Beh, raga, è una buona mossa Cannon Flash. Non era lo strumento finale, ok. Ce n'è un altro. Cioè, ragazzi, questa secondo me è la funzione più bella per ora di questo gioco. Fa affezionare ancora di più gli allenatori ai propri Pokémon. Ok, ragazzi, in realtà no. C'è semplicemente una fila artigli, va bene. E abbiamo completato il nido Pokémon. Ok, pensavo fosse un po' più complesso, ma va bene così. E siamo a 2 di 19. Ok, usciamo dal nido, assolutamente sì. Uno Sneasel, giustamente. E anche un Bergmite. Intanto ragazzi, qua c'è un tizio. Ti presento, sono Funesto. Mi occupo di scortare l'uscita di allenatori che si sono persi nel dungeon. Se hai bisogno di tornare all'ingresso, chiedi a me. Va bene, ok. E qua ragazzi c'è proprio Tarassaco. Vediamo un po' che cosa vuole. Eh già, il mio impegno non è che una ricerca su alcuni Pokémon della grotta. Ok, intanto qua abbiamo trovato una caramella rara. Scegliamo ancora. Vediamo un po' di prendere questo oggetto. Una Mega Ball, perfetto. E ragazzi, qua ci sono i bulletti proprio con i Hikilu. Questo stupido Hikilu ci sfrutterà un bel gruzzoletto. Con i soldi del riscatto potremmo comprarci un intero negozio di caramelle. Ehi tu, non immischiarti negli affari che non ti riguardano. Non divideremo mai i nostri soldi con te. Va bene, quindi sconfiggiamo Min e Moon in una notte in doppio. E mando in campo Drowsy e Blingrim. Ok. Noi abbiamo Elekid e Yamin. Allora, direi prima di tutto di utilizzare Braciere contro Blingrim, perché siamo super efficaci. E di cambiare Pokémon e di mandare in campo proprio Papillon. Veleno tocco di Blingrim. Ragazzi, mi ha utilizzato Sfuriate e effettivamente avvelena i Pokémon toccandoli. Bello, bello davvero, però mi sta uccidendo Papillon, io mo l'ho inserito, dai e basta. Però resiste, è il prossimo turno lo curiamo, che dobbiamo fa? E per non far morire Papillon direi di curarlo con una pozione, perché a quanto pare Drowsy non può far niente a Blingrim. Che va KO, e ciao Blingrim. Direi di utilizzare Comete e con Papillon usiamo Confusione. Ragazzi, mi ha ucciso Papillon. Molto probabilmente Drowsy è di tipo suono, perché la mossa di tipo drago di Shulong è super efficace contro Drowsy. E il drago è super efficace.
efficace sul suono. E ragazzi, più vado avanti nell'avventura e più sono convinto che forse Elekid lo metterò nel team, perché mi sta veramente dando una grandissima mano. So che già lo inserì nel team di 3 anni fa, però ha qualcosa di particolare che vedremo successivamente e me lo fa piacere davvero tanto. Comunque abbiamo sconfitto questi due tizi e nel prossimo episodio sicuramente vi dirò se lo inserirò oppure no. Abbiamo ritrovato l'Ichiru di Mimmo. Mr. Electric, il signor Tarassaco mi ha chiesto di darti questa come ricompensa. Persenum N, ok, che molto probabilmente ci permetterà di rompere le rocce. Non ho ben capito a cosa serve, ma parlava di spaccare rocce con un guanto. Sarà mica quello che indossi tu. E ragazzi, sì, è praticamente la prima MN, chiamiamola in questa maniera, perché ovviamente in questo gioco le MN non ci sono, ed è una cosa che mi piace tanto. Ok, abbiamo affrontato anche quest'altra piccola quest e direi di proseguire verso destra. Forse possiamo utilizzare il Pokéves? Vediamo un po'. Eccolo qua, raga, Holo Trapinch, che possiamo effettivamente richiamare per, in questo caso, spaccare la roccia. Ok, ci avevo azzeccato. Vediamo un po' questa zona che cosa contiene. C'è un tizio con un MT, ovvero Assillo. Va bene, abbiamo ottenuto un altro MT. Ragazzi, qua c'è proprio Mimmo. E qui c'è un altro strumento molto semplice da prendere, ovvero un antigelo. In questa casa, invece, c'è la bimba, non mi dica che è quella spettrale. E rubiamo inoltre in casa delle persone. Entriamo nella casa di Terassaco. Oh, Mr. Electric, a quanto pare si è risolto tutto per il meglio con quell'Ikilu. Piuttosto, hai ricevuto il Perseum N, no? Con quella gemma N potrai sbarazzarti delle rocce del tuo cammino con Holo Trapinch. Ora potrei finalmente proseguire oltre la grotta 0 Kelvin. Ok, quindi proseguiamo oltre la grotta 0 Kelvin. E ragazzi, abbiamo incontrato un nuovo Pokémon che è stato annunciato nel dicembre dello scorso anno. È stato annunciato l'anno scorso proprio come regalo di Natale ed è effettivamente una piccola renna di tipo folletto, non so cos'altro. Direi ovviamente di catturarla perché è un nuovo Pokémon. Ok, vediamo un po' di catturarlo. Preso Rendir, di tipo folletto. Ok, mi piace molto e vabbè, mettiamolo in squadra, tanto comunque alla fine non penso lo useremo. Direi dunque di proseguire e di dirigerci verso la zona che prima però Tarassaco teneva nascosto. Esatto, questa qua. Usiamo il Perseum N. Che bella, raga. Mi piace molto questa cosa del guanto e di poter richiamare i Pokémon ologrammi per distruggere le cose in giro per la mappa. Mi piace davvero molto come idea. Proseguiamo spediti verso il percorso 3. Ok, ci sono ovviamente degli allenatori in questo percorso e direi di sconfiggerli. È proprio questo allenatore a Ikilu. Raga, Ikilu è stupendo, è un Pokémon bellissimo. E non so se però lo inseriremo nel team, perché se vi ricordate avevo nel mio team di 3 anni fa proprio Milomute, che sarebbe la sua forma evoluta. Vedremo, dobbiamo vedere tutto quanto in base alle circostanze. Qui intanto c'è un altro allenatore. Sei un'allenatrice? È un'allenatrice, ok. E questo è un altro allenatore, penso l'ultimo di questo percorso. Ragazzi, si chiama Mustard questo karateka. È una reference per forza al Mustard che conosciamo tutti quanti di Pokémon Spada e Scudo, dai. Ok ragazzi, superata questa zona, forse questo posto ci può far curare i Pokémon? Esattamente, bello, mi piace, davanti al caminetto ci facciamo curare i Pokémon. Un altro allenatore che si chiama Beppe. Ragazzi, quanto è bello vedere i nomi degli allenatori che sono tutti quanti italiani. Si sente proprio che il gioco è italiano. Ragazzi, intanto, non volendo, Sparkle si sta evolvendo, va bene. Tanto ragazzi, la host dell'evoluzione è stupenda. Ed eccolo qua, raga, quanto è bello. Mi hanno cambiato il nome, ragazzi, si chiama Shockbird e non più Farrowl. E questo qua, raga, in realtà è un allenatore che si è nascosto nella neve. Ma ragazzi, io direi che per questa terza parte di Xenoverse per Aspera d'Astra è tutto. Abbiamo fatto un bel po' e nella prossima parte ovviamente continueremo l'avventura in questa regione che si sta veramente mostrando essere stupenda. E quindi ragazzi, così io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare. Lasciate tantissimi pollicini in su, commentate, condividete. Ci vediamo in un prossimo video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati appunto sui feed di video. Seguitemi in community per rimanere aggiornati sulla programmazione e arrivederci.